Rinaldo Melucci dice di aver seminato la rinascita alla faccia. Ci troviamo nel centro del centro di Taranto, passatemi il bisticcio di parole, Piazza Bettolo, la fontana lo vedete completamente spenta, abbandonata, c'è anche una bottiglia di birra in bella mostra. Una zona che la sera e la notte diventa meta di teppisti e di vandali, perché, lo ripeto, la sicurezza a Taranto è un optional, per cui sarò felice di essere chiamato sindaco sceriffo, se fare il sindaco sceriffo significa garantire la vivibilità e l'ordine in città. Basta spostarci di poco e vedete altro degrado, ci salutano le persone che ci apprezzano, ci fa piacere. Dicevo, anche qui i tombini, vedete, tombini completamente arrugginiti, rotti, ovviamente distrutti, oggetto appunto di atti vandalici. Qui addirittura tombino senza coperchio e senza coperture, quindi le pietre messe così. Ma il clou è ancora più avanti, lo vedete, mancano da tempo ormai immemorabile i mattoni. E cosa si fa? I mattoni non vengono ripristinati e poi si mette la transenna. Guardate qui, qui rimangono i mattoni vuoti. Ci vorrebbe tanto, ecco quello che io propongo, l'istituzione appunto dello sportello H24 di pronto intervento. Questo qui in due ore, in mezz'ora si risana il problema, se lo si vuol risanare. È una zona che è diventata una pattumiera nel centro di Taranto, nel borgo Umbertino. E allora, per cortesia, non voglio più sentire le favole di Rinaldo Melucci e di Musillo, perché Musillo ha amministrato 4 anni e mezzo con Melucci, che mi parla di rinascita. Il 12 giugno cambiamo pagina decisamente e mandiamo a casa questi cialtroni. Mandiamoli a casa, Melucci e Musillo, una croce secca, Luigi Abate sindaco, una croce secca su Taranto senza Ilva.